Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth Plus Eden Streak Run. Niente, volevo fare un video ASMR perché molti di voi mi hanno detto è bella la tua voce, bellissima, ma fai schifo in video. Quindi togli il tuo video e fai qualcosa di tranquillo da vedere. Quindi ho detto potrei fare Minecraft, potrei fare un altro gioco. Invece mi sono venuti in mente proprio Isaac, che gioco è? Un videogioco roguelike di un bel po' di tempo fa. Roguelike vuol dire che viene generato casualmente ogni volta. E l'Eden Streak è, praticamente si gioca Eden, che è un personaggio che viene generato casualmente ogni volta, e si deve arrivare fino alla fine del gioco, quindi fino ad aver battuto il boss finale. Sinvicta, che è uno youtuber americano, è a 1040 giorni di fila o qualcosa del genere. Io non arriverò nemmeno a uno. Vediamo come va. Ma lo scopo in verità non è vincere, è non arrabbiarsi. Void. Beh, questa è la partenza della vita. Tra l'altro, Curse of the Excel. Hierophant lo usiamo perché abbiamo poca vita. Abbiamo Godhead, che è tipo l'inizio. Ok, forse se non faccio schifo vinciamo, perché abbiamo due tra gli oggetti più forti del gioco. Va bene. Ogni tanto succede. Va bene, dai. Purtroppo la community italiana di Isaac non è molto sviluppata, nel senso che so che mi ricordo sicuramente che Yotobi ci giocava, poi Sabaku, che è poi la persona da cui ho scoperto il gioco, però diciamo non ci giocano più, siamo un po' persa la cosa. Adesso tra poco tempo uscirà la nuova espansione di Isaac, e quindi allora... No! Mi sono fatto incastrare, scusate. Abbiamo qui una Tinted... Questa cosa con la X, come vedete. Oh. Vediamo che oggetto ci capita. Beh, Mr. Mega lo prendiamo. Perché Mr. Mega è buono. Molto buono. Ci dà anche 5 bombe. Comunque, l'oggetto che abbiamo qui è Godhead. No, com'è che si chiama? Sì, non mi ricordo come si chiama, perché non mi capita mai. È il tipo l'oggetto più raro del gioco dopo le Skeleton Key. Invece questo non lo prendiamo e quindi usiamo Void, che ci dà un po' di shot speed e un po' di velocità. Ottimo. Shot speed, non è il massimo con questa build, ma non fa niente. Non abbiamo chiavi. Però abbiamo un po' di monete. Qui per caso c'è una secret room. Qui. Di solito sono bravino a trovarle, eh. Un PhD così a caso? Ma bene. Vi stavo dicendo, non prendiamo le pillole in questo gioco perché hanno degli effetti che di solito sono negativi. Cioè, alla fine, se le prendi tutte, sono negativi. Invece PhD ci risolve il problema perché rende tutte le pillole positives. Vediamo se c'è qua qualcosa. Però una chiave ci fa schifo. Abbiamo 14 monete. Dai, mi sento che questa possiamo farcela questa volta. Se abbiamo... Ecco, abbiamo bisogno di un po' di survivability, quindi dobbiamo trovare qualche oggetto che ci fa sopravvivere. Che ci dà vita. Perché vabbè, io faccio un po' schifo a sto gioco, come vi dicevo prima. Dammi una chiave. Niente, ma ci siamo arrabbiati? No, non ci siamo arrabbiati. Vediamo chi è il nostro primo boss, Larry. Ce lo mangiamo perché questo... effetto, ecco, lo danneggia molto. Però dobbiamo farci colpire di meno, direi assolutamente di sì. Ho ben 4 di tier delay. Ok, abbiamo questo, com'è che si chiama? Non mi ricordo. Little Horn, come una canzone di De André. Cioè, il testo della canzone di De André. Ci siamo mangiato. Altro tiers up, quindi sì, assolutamente. Ottimo, siamo partiti. Attenzione. Sì, lo prendiamo. Perché ci fa volare. E ci dà uno scudo protettivo. Adesso, troviamo una chiave e siamo a cavallo. Perché adesso va bene tutto, ma abbiamo 4 di vita, ecco. Ah, dai, sono contento che per la prima puntata qua di questa serie incredibile sia
con degli oggetti di rilievo, diciamo. Ottimi, ottimi oggetti. Forse, ecco, forse abbiamo un po' troppo velocità dei proiettili. Come si chiama? Boh, non so dove sia le secret. Potrebbe essere qua, vabbè, buttiamone uno. Non so, allora non so. Ah no, non poteva essere qui, giustamente. Che c'è un corridoio. Vabbè. Andiamo giù. Forse qui mi hanno già fatto esplodere. Dai, fa niente, fa niente. Il nostro primo piano ce lo siamo fatti. Va bene così. Adesso cerchiamo di non farci uccidere e potrebbe essere una vittoria la nostra prima partita. Speriamo. Facciamo un po' di casino, va. Poi magari se va bene vi faccio un'altra puntata, perché cioè, a me questo gioco piace molto, molto molto. Però, vabbè, so che è molto di nicchia, eh. Androsi è molto potente. Oh, finalmente. È molto potente soprattutto contro i boss che hanno più fasi, perché li rallenti per tutte. Però, per adesso non ce lo portiamo indietro. Vedete la potenza di Godhead. The Binding of Asmr, lo chiamerò, ecco, come lo chiamerò. No, perché davvero qualcuno mi ha detto, però va che hai una bella voce. Che, non so, io non ci credo a questa cosa, ma ho detto, vabbè, se sarà vero, se lo dite voi. Però il tuo video fa schifo, ho detto, è vero, hai ragione. Quindi risolviamo così, risolviamo così. Un'altra cosa di cui volevo parlare, in verità, erano gli scacchi. Ho provato, però è impossibile farci un video sopra perché non sono, cioè faccio davvero schifo. Mi piacciono molto, ma non sono capace a giocare, purtroppo. Vabbè, quanta roba. Troppa grazia, San Gennaro. Two of Clubs. 20. Questa stanza, se non avessimo questa bodenza di fuoco sarebbe. Sono un coglione. No, mi sto arrabbiando, non mi devo arrabbiare. Vediamo, uccidiamo il boss, vediamo che cosa ci dà. Sì, se riusciamo a non farci colpire, magari. Questo è Synthoil, dovrebbe essere quindi danno e velocità. No, è Speedball. Ecco, questo potevamo non prenderlo, ho sbagliato perché non li so riconoscere mai. Ecco, Magic Mushroom ci sarebbe d'aiuto. Adesso abbiamo forse troppa shot speed. Non so come si dice. Velocità dei proiettili, insomma. Vediamo che cosa c'è, ma mi sa che lo assorbiamo perché già un po' di monete ce le abbiamo. Questo è ottimo. Ace of Spades. Ok. Questo, allora, Broken Stopwatch. Gli stopwatch sono troppo forti. Quindi li prendiamo. È forte. Sono fortissimi entrambi. Troppo forti, forse. Vediamo che cos'è. Va bene. C'è anche l'altro stopwatch. Allora, se, beh, abbiamo vinto, eh. Prendiamolo, dai. Abbiamo vinto. Perché comunque un po' di questo ci serve. Questo lo prendiamo perché è forte. Ci dà anche velocità. Prendiamo un po' di survivability. Basta, c'è la diplopia, va bene, dai, fa niente, andiamo avanti così. Con diplopia si rompe il gioco, basta che trovi diplopia e Steam Sale. E sei a posto, avrei potuto prendere delle chiavi? Forse sì, perché ho zero chiavi, sono un idiota. Però adesso, non ci arrabbiamo, fa niente, non succede nulla.
Poi non è vero, mi arrabbierò. Ok, una chiave l'abbiamo trovata. Facciamo saltare questo, che tanto abbiamo PCD. I found pills. Andiamo. Andiamo prima qua. Epifora, non so usarlo. Quindi lo assorbiamo. Perché Epifora ti dà un tears up se spari sempre nella stessa direzione. Io, usando il controller, non riesco. Faccio schifo. Male, perché so che è molto forte. Vabbè, red patch la prendiamo, perché non abbiamo altri trinket. Quasi quasi. Ecco, qua è la potenza di stopwatch, è questa. Degli stopwatch. No, avrei bisogno davvero di qualcosa che ci dà un po' di shot speed. Sì, ciao. Lapsus. Di Soul Art o qualcosa, Black Art, insomma. Non so, un Serpent Kiss. Una Satanic Bible. Book of Invicta. Ok, questa è una stanza velocizzata. Però ce la siamo cavata. Possiamo andare anche nello shop, ma a sto punto possiamo cercare le vediamo cosa succede. Sono stupido. No, non si dice, non sono stupido. Vediamo cosa c'è. Chi c'è ancora? Ma sì. Va bene, adesso dobbiamo andarci per forza. Non era male, perché aprendo questo, metti che troviamo un oggetto anche inutile, lo potevamo comunque assorbire. Ecco, un black candle mi piacerebbe avere. Mai stargli sotto. No, non è lui, che non bisogna stare sotto. Ma chi c'è con lui? Ah, dovrebbe esserci mega fatti, mi pare. Fatti. Mega infatti. Però la cosa... Ah no, c'è il ciccione qua. La cosa buona è che rallenta tutta la stanza per sempre. Per questo sono troppo forti gli stopwatch. Infatti molti post Invicta non li prende, perché il gioco diventa troppo semplice con gli stopwatch. Adesso che abbiamo le chiavi, abbiamo la chiave dorata, dai, facciamoci un po' di esplorazione. Comunque è davvero incredibile che prima puntata oggetto più, praticamente l'oggetto più forte e raro del gioco abbiamo avuto come oggetto di partenza. Va bene. Ah, attenzione, attenzione, perché adesso quello che vi dicevo prima, li assorbiamo tutti. Attenzione. Ok, però gioco rotto, ma rotto. Meno male che siamo entrati. È vero, è vero. Andiamo, a questo punto andiamo anche nella... Adesso a ogni carica abbiamo una quantità di ben di Dio. Telepills, non so se ce la facciamo a farci la... Beh, ce la teniamo, perché comunque è sempre utile uscire dalle stanze. Niente, cioè, in verità, se avessimo un pochino più di danno potremmo sconfiggere tutti i boss del gioco senza nessun tipo di problema. E mi sono incastrato. Dai, vabbè, andiamo veloci. Non andiamo nella... Questo fa... Sai che non è male. Una cosa che ci farebbe molto comodo sarebbe avere i piercing shot. Questo è, vedete, lo scudo che ci dà... Come che si chiama quell'oggetto che abbiamo preso prima? Non mi ricordo, vabbè. Non è importante, dai. Comunque, un gioco di troppo semplice così. Ma sì, potevamo, sì, tanto non potevamo assorbirlo. Krampus, cosa ci dai, Krampus? Signorino Krampus? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, no. Krampus ovviamente... Ah no, ci dà la testa, ma... Non possiamo prendere... Krampus, ovviamente, tutti i riferimenti di Isaac sono tantissimi, molta dalla demonologia cristiana. Ma sì, ci provi. Tanto ormai stiamo distruggendo tutto, chi se ne frega. Davvero, comunque è incredibile.
potremmo farci prendere. Per uscire. Mi sta facendo venire l'epilessia sto coso. Comunque sì, davvero, ti fai colpire una volta. In realtà dovrei usarla la cosa, sì. Questo ci dà uno shop in utero, ma sì. Mi pare. Abbiamo lì una tinta, adesso la prendiamo. Vabbè che non ci serve, però un soul art ce lo potevi dare. Lo assorbiamo. Cioè è buono quell'oggetto lì in verità, ma non ci serve assolutamente. No, non ci serve nemmeno questo. Adesso appena abbiamo tre cariche lo prendiamo. Le cariche ovviamente si ottengono finendo una stanza oppure prendendo le batterie. No, ma sono tranquillo, non vi preoccupate. Tranquillissimo. Voi siete tranquilli? Io molto. In questa... va bene. Perché adesso ovviamente non volo perché ho un cuore rosso. Adesso appena me lo tolgo... Avrei dovuto pensarci prima. Appena mi tolgo il cuore rosso in qualche modo... Vabbè, due... La velocità era proprio l'unica cosa di cui non avevo bisogno. Appena mi tolgo un cuore rosso... No, davvero non era lì. La secret... Empty Vessel si chiama l'oggetto che ci faceva volare. Ecco come si chiama. E qui abbiamo... Ecco. Sì. Perché no? Ogni carica prendiamo una quantità di... Soul Art, eccetera, infinita. Quindi va bene così. Se ci serve. Quanto abbiamo? 37%. Muori, muori. Anzi, soffri. Va bene, qua stanza rallentata dallo stopwatch. Sì, stiamo andando davvero in super, super easy mode. Ma sapete che in verità è molto buono quello lì. Quell'oggetto lì, sì. Lo prendiamo, anche perché costa poco. Perché potremmo trovare... Dei trinket molto molto forti. Ma già cancer, qualcosa del genere ci farebbe svoltare la vita. Era una chiave carica? Sì, una chiave elettrica. Chiave elettrica. Io ho i termini italiani di Isaac, li so in inglese. Chiave caricata. Sarebbe una charged key. Ovviamente questo gioco non esiste in italiano, purtroppo. Anche perché la sua community italiana non esiste, quindi... Esistono anche tante mod interessanti e come vi dicevo tra poco uscirà la nuova espansione. Androsi non serve a nulla. Brownie. Brownie fa schifo. Sei un caccone, Brownie. Però vabbè, rallentandolo diventa triviale batterlo, dai. Non ci fa nulla, mi dolli, quindi facciamo così. The Empress. No. The Empress. Adesso siamo da mamma, giusto? Dovremmo esserci. No. Sì. Curse of the Lost, va bene. Adesso andiamo direttamente al boss, se riusciamo. Questo è un trinket che non ho mai capito che cosa serve. Niente, credo. Comunque andiamo al prima possibile dal boss. Poi usciamo con la telepill. Sì, a meno che non ci mandi su Marte. Vabbè, fa niente, prendo danno, non mi interessa tanto. Siamo immortali da questo punto di vista. Vediamo se riusciamo ad arrivare da mamma prima dei 20 minuti. Vediamo, proviamo di qui. No.
Sono tranquillo, sono tranquillo. Grazie. Comunque, come vi dicevo, il gioco non vuole farvi vincere. Ok, la strada era giusta di là. Allora saltiamo. Tanto non dobbiamo tornare indietro. Saltiamo. Pin. Oh my god, it's pin with a steel chair. Adesso non so bene dove devo andare, quindi ci facciamo i pin, insomma. I 4 pin. Ce li mangiamo. Anche perché sono rallentati. The Emperor, se riusciamo a uscire dopo ce lo prendiamo, perché ci rende la vita molto semplice quando siamo poi da Blue Baby. O quello che è, insomma, perché non credo ci faremo una... Come si chiama? Un victory lap. Così sembra facile il gioco, perché è stato abbastanza buono con noi. Abbastanza, poi. Molto buono con noi, ma poi vedrete che non è assolutamente così. Solitamente è molto più cattivo, ma ogni tanto... Ogni tanto... Saltiamo la cosa perché vogliamo arrivare al boss. Se riusciamo. Non ce la facciamo, è troppo. Niente. Ovviamente sto andando. Sto facendo. No, è impossibile. Ci abbiamo provato, però dai. No, di pochissimo, ma non ce l'abbiamo fatta. Va bene. Peccato. Avremmo potuto fare la boss rush, cioè farla, no, ma prendere tutti gli oggetti con il void e sarebbe stato GGVP. Ma non ce l'abbiamo fatta, purtroppo. Basta. Abbiamo fatto tutto. Ma mi sa... Ah, qua c'è una tinted. Va bene. Chi se ne frega. Sono tranquillo. Quanto sono tranquillo da 1 a 10.000. Va bene così. Oggi non è giorno. Vedi, non è giorno di incazzarsi. Incazzamenti. Incazzature varie. Black Lotus. Ovviamente citazione di Magic. Ma lo prendiamo. Ci dà un po' di roba. Adesso speriamo di farci qualche patto col diavolo. Così ritorniamo a volare. Davvero avremo... Quanto abbiamo di danno? 5 di danno. Avremo bisogno di un po' di... Vabbè, mi avete rotto. Mi sto incazzando, eh. Avremo bisogno davvero di pochino di danno. E ci mangeremmo le stanze. Invece purtroppo ci manca il danno. Abbiamo tutto il resto, ma... Vedete, facciamo un po' fatica contro mamma. Isaac! Isaac! Attenzione, ecco, chiedevamo. Allora, vabbè, li prendiamo tutti in verità. Sì, ci prendiamo tutti.
Ce li prendiamo tutti. Abbiamo preso Gimp, che ci dà, se prendiamo danno, ci ridà i Soul Heart. Ma sapete che possiamo anche teletrasportarci, in verità. Balls of Steel, attenzione. Telepills, Balls of Steel. Va bene. Teletrasportiamoci, speriamo che non ci mandi al creatore. Allo shop. È vero che c'era anche lo shop, dimenticavo. Two of Clubs, vabbè. Di solito i Two of Clubs vanno in coppia. Se trovassimo un Two of Diamonds, quello sì. Jumper Cable. Jumper Cable, lo lasciamo lì. BFF, non abbiamo niente per BFF. Ah, forse quello potevamo prenderci. Blanket è buono, eh. Adesso ce lo prendiamo. Comunque, ve l'ho detto che ce lo prendevamo. Va bene, bombe infinite, ma tanto erano già infinite prima. Ace of Diamond. Va bene. Cosa sta succedendo alla mappa? Ok. Si sposta un po' come gli pare a lei. Va bene, ci siamo mangiati il gioco. Ormai è finita, ve lo dico. Abbiamo pure i piercing shot con Death Touch. Secret room qui. Perché c'è la freccia che la indica. Ma sì, andiamo. Dai, dammi un Magic Mushroom. Questo è buono. Ovviamente. Dammi virus, no? Anche Lemon Party in verità non è male. Però forse. Mi prendo un Telepills. Ma stiamo distruggendo completamente. Dobbiamo farci 200 victory lap, altro che. Però un pezzo di gappi? No, eh. Oh, finalmente un po' di danno. Grazie, Void, per avermi dato un pochino di danno. Mamma mia. 8 di danno per ora. Più o meno 7 perché abbiamo preso il. Questo non è male. Perché ci dà le chiavi, mi pare. Prendendo le monetine ci dà le chiavi. Bene. Adesso capisco che se qualcuno di voi non ha mai visto Isaac non ci sta capendo nulla, però. Ok, sì. Una probabilità di darci le chiavi. Però vi assicuro che è un gioco molto bello, molto avvincente e molto cattivo. Questo non ho mai capito che cosa fa, ma fa schifo. Ciao, ci vediamo all'inferno. Le nostre bombe gli fanno male. In verità Roid Rage non ci serve. Ok, un blank Devil Deal. Sono tranquillo, assolutamente tranquillo. Adesso. Niente, nulla, vabbè però, dai. Cuore di pietra fame d'oro, abbiamo trovato. Se sapete che cos'è, chi è cuore di pietra fame d'oro, ditemelo. Ho trovato un sacco di gulp, eh. Gulp sono quelli che i trinket te li rendono perenni, no? Te li rendono oggetti passivi. Ne abbiamo trovati 10.000, va bene. Ma sì, ma anche noi, io la salterei sta stanza, abbiamo 100 bombe. Sai che 48 hour energy lo usiamo? Perché facciamo così. Questo è buono, ma purtroppo lo sarà per poco.
Quanti Aimdrosi abbiamo trovato? Vabbè. Niente, lasciamo tutto qui, tanto non ci serve. Se ce li mangiamo, la colazione. Anche questo video fa parte del video diario, sì, direi di sì. Perché alla fine Isaac, ci sono molto fissato ultimamente, quindi fa parte un po' del mio personaggio. Ah, quello dovrebbe essere, sì, lo shop, giusto? Mettiamo giù due monetine. Ha così poche monete perché l'ho riempito, eh. E sto ripartito da capo. Ecco. Vabbè, però. In effetti le possiamo mettere giù. Tanto, come avete capito, non credo di perdere questa partita. Cuore di Isaac. Che delirio. Ma davvero? Ma di nuovo? Eri per... No, quello non dovevamo prenderlo. Ok. Abbiamo la Polaroid, giusto? Sì. Quindi potremmo andare da Ash. Potremmo andare da Ash, ma non lo faremo. Oh, da Ash. Perché facciamo schifo. No, perché facciamo schifo? Perché non ci guadagniamo nulla andare da Ash. Purtroppo. Certo, ce lo mangiamo, perché con Godhead te lo mangi, però. Se è facile con il volo, un po' meno senza il volo, ma. Ho fatto saltare così perché ci dà qualche chiave in più, non che ci serva. Atame. Atame è buono. A tame. Ops, non ho neanche visto cosa mi ha colpito, fa niente. Qua non ci voglio stare in sta stanza. Neanche in questa, in verità. Questo. Vabbè, un po' tardi per la corona, la Bloody Crown. Niente. Mangiamoci Isaac. Rallentato oltretutto. Blanket ci ha salvato. Isaac l'abbiamo mangiato. Ma che roba, ma che bello. Magari fossero tutte così le partite di Isaac. E so Curse of the Blind, sicuro. No. Little Chub. Tutte cose inutili. Non è più un nostro problema, niente di quello che succede in questo gioco è un nostro problema, mi sembra evidente. Che siamo troppo forti. Muori, muori. Non mi sono neanche incazzato, perché no. Dai, alla fine ce l'ho fatta a mantenere la mia promessa. Qua non posso saltare le stanze nella chest, come si chiama? Chest si chiama, sì. Multidimensional baby. Ma sì, prendiamocelo multidimensional baby.
Che delirio. Se arriva delirio, Delirium ce lo facciamo. Spider bites non mi interessa. Little Gurdy. Mangiato pure lui. Deck of cards. Va bene. The Fool. Cioè Delirium in realtà sì, poi abbiamo lì gli stopwatch. Ce lo possiamo fare assolutamente. In verità, però. Vediamo, ci pensiamo. Ecco, Delirium è una parte del gioco che è totalmente inutile, ma in realtà è anche Ash. Cioè, non serve a nulla. Non ti dà granché di più. Ash ti dà un... come si chiama? Uno shop in più, però. Sack Dagger. Invece Sack Dagger lo vogliamo. Perché Sack Dagger è fortissimo. Non che ne avessimo bisogno, però. Fa sempre piacere avere Sack Daggerino. Un po' come Sissi. Little Sissi. Se ci capita. Bomber Boy, cosa ci dai? Niente. Ok, siamo arrivati alla fine. Dai, 32 minuti, direi che per essere la prima partita... l'unica vittoria, ve lo assicuro che non vinceremo mai più. Ok, Emolacria. Dopo, lo proviamo dopo. Prima lo uccidiamo. Ecco. Sack Dagger è fortissimo contro il Blue Baby. Niente di... vediamo com'è Emolacria con questo build. Non va bene perché abbiamo troppo shot speed. Comunque niente, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, è stato molto bello stare con voi per questa partita incredibile. Quindi, come vedete, Winstreak 1. Noi ci sentiamo prima o poi. Arrivederci.